abbandonati e con arbusti ed erbacce che impediscono l'accesso. È questo lo stato in cui sono stati trovati gli scavi archeologici, l'antiquarium e il museo della Vara di Palazzo Zanca durante un sopralluogo del presidente e vicepresidente della quinta commissione consiliare Pietro Latone e Giuseppe Schepis. I due hanno quindi stilato un'interrogazione per accendere i riflettori sulle condizioni di abbandono di questi luoghi. Gli scavi archeologici che si trovano nel cortile di Palazzo Zanca, che custodiscono anche un odeon, un criptoportico e un reticolo di antiche vie e vicoli, rappresentano un patrimonio di inestimabile valore archeologico, storico, ma anche culturale e turistico. Al momento però arbusti ed erbacce ne impediscono l'accesso. L'antiquarium, che custodisce reperti di alto valore e che insieme agli scavi racconta la Messina di età romana e imperiale di età medievale, si presenta con vetrine spente, monitor non funzionanti, computer obsoleti, pareti umide. Il sopralluogo di Latona e Schepis si conclude con il museo della Vara, che è chiuso, non fruibile, abbandonato a se stesso. La denuncia e l'interrogazione dei consiglieri vuole fare luce sul disinteresse costante verso i beni culturali della città e in particolare di questo luogo di particolare importanza che, nonostante sia stato inaugurato soltanto nel 2019, appare da sempre abbandonato a se stesso e mal custodito. Latone e Schepis chiedono, oltre che inserire l'argomento nell'ordine del giorno della quinta commissione consiliare, di redigere un progetto di recupero di questi spazi, rendendoli perfettamente fruibili e funzionali per i visitatori, di realizzare un percorso turistico guidato, segnalato e sponsorizzato per far sì che croceristi e escursionisti che arrivano a Messina possano conoscerne la storia, la cultura e la tradizione, contribuendo anche con un ticket minimo alla manutenzione di questi luoghi.